c'era anche nei tempi antichi. Entità A attraverso Corrado Piancastelli? Domanda: credo che l'uomo di oggi abbia raggiunto quasi un culmine, cioè l'uomo oggi se non si afferma, se non è qualcuno, se non è conosciuto a livello culturale, a livello economico, eccetera, pare che non sia niente. C'è una specie di condizionamento inculcato dai mezzi di cultura, dalla televisione, dai media e così via, che praticamente senza dirlo radicano nell'uomo questo concetto: se non ti affermi non sei nessuno. Questo, secondo me, è entità A. C'era anche nei tempi antichi, mio caro. Domanda: questo volevo dire, mi potevi sviluppare un pochettino? Entità A. L'uomo nella società non fa altro che ripetere quello che accade nel mondo animale, e cioè a dire è il più forte colui che diventa il capo. Ora, il più forte nel mondo sociale non implica la forza fisica, ma il raggiungimento di una serie di presidi sociali che possono essere il potere della ricchezza o il potere del comando, il potere politico, il potere culturale. E così, da questo punto di vista, l'affermazione del potere è puramente biologica, non è certo di tipo spirituale. Lo spirito, ad esempio, non ha mai in programma di raggiungere un potere spirituale. Può avere il programma di svolgere una certa attività di cui si suppone, si presuppone, possa dargli un potere, ad esempio. Ma il fine non è quello. Non c'è mai un progetto di potere spirituale. A meno che non si tratti di uno spirito che abbia una specifica missione, da allora già in anticipo viene preparato il campo affinché ciò che dirà sulla Terra abbia quel successo necessario per il cambiamento di evoluzione, per collaborare al cambiamento, eccetera. Voglio dire che il Cristo naturalmente aveva il potere spirituale che gli veniva da una preparazione antecedente. Voglio dire che di lui già si sapeva che doveva raggiungere quel potere spirituale. Ma si tratta di casi molto limitati e in ogni caso il potere spirituale non ha mai la caratteristica del potere mondano. Il potere spirituale è un potere conferito dagli uomini a colui che lo ha, non è colui che lo ha che lo afferma. Quindi è un riconoscimento, poiché colui che ha l'evoluzione spirituale e la predica questa evoluzione spirituale ha quasi sempre anche il carisma per imporsi ed essere quindi riconosciuto. Mentre invece il potere mondano è un potere di tipo commerciale, e cioè un potere che è conquistato, quasi sempre conquistato calpestando gli altri, cioè con la forza in ogni caso, sempre in una maniera poco chiara, molto ambigua, poco leale, almeno che non si tratti di un potere che è connaturato ad un altro potere culturale, ed allora il potere mondano è un potere che accompagna il potere culturale. Il potere resta comunque sempre con un grosso aspetto negativo, perché è difficile che il potere venga usato a fini spirituali, salvo nei casi, ecco, del profeta, del maestro, ma in questi casi esiste tutto un sistema di protezione, che quando non può funzionare fino alla fine, poi porta anche ad una morte abbastanza anticipata del profeta, proprio per evitare che poi possa guastare o rovinare, ad esempio, anni di predicazione, oppure il programma, il progetto per il quale è venuto in terra.